Parliamo del cardinale Giorgio Gusmini, che è stato arcivescovo di Bologna fra il 1914 e il 1921, un cardinale sconosciuto praticamente ai bolognesi attuali, ma non per assenza di meriti, ma perché il predecessore di Gusmini era il famoso Della Chiesa, poi diventato Papa Benedetto XV, e il successore è stato il cardinale Nasali Rocca, che è rimasta a Bologna fino al 1952, il più lungo pontificato fin dal tempo di Oppizzoni nella prima metà dell'Ottocento. Quindi, come dico nella conferenza di oggi, in pratica la figura di Gusmini è rimasta schiacciata fra due episcopati molto più noti e rimasti molto più nella memoria, anche per i tanti studi che in questi ultimi anni, 14-18, si sono interessati nel centenario della guerra mondiale. In verità, il cardinale Gusmini si è trovato proprio in pieno nella guerra mondiale qui a Bologna, nella prima fase anticipatrice del conflitto per l'Italia fra il 14 e il 15, nella seconda in cui l'Italia è stata impegnata più direttamente dal 15 al 18 e poi nelle difficoltà dei primi anni del primo dopoguerra, cioè dalla fine del 18 fino alla sua scomparsa nell'agosto del 21. Cardinale Gusmini era prima di tutto uno studioso e un letterato e si interessava di questioni sociali. Originario di Bergamo, intervenne almeno due volte in maniera molto nota ai congressi dell'opera, dei congressi che allora esisteva ed è rimasta fino al 1904, con interventi di grande spessore su questioni sociali che sono riportate perfino su internet. Cardinale Gusmini a Bologna ha dato diverse direttive utilissime in vari campi, a cominciare da quello dei giovani, curando soprattutto la pastorale e la spiritualità, ed è comprensibile in un mondo dilaniato dalla guerra, e indicando, come si dice nell'omelia che noi oggi distribuiamo ai presenti, tenuta nel 2015 da Monsignor Vecchi proprio ai pellegrini venuti da Bergamo, individuando anche forme particolari di santità. Fra tutte queste va ricordata specialmente quella relativa a Clelia Barbieri. È del cardinale Gusmini il volume del 1917 che spiegava a tutti la santità di quella che oggi è Santa Clelia, edizione ristampata più volte dalle Minime della Dolorata fino alla fine degli anni 80, quindi alla base dell'intero processo di beatificazione.